intorno al 1200 a.C., i Dori, un popolo guerriero che proveniva dal nord Europa, occupò i territori dei Micenei, distruggendo molte città-fortezze. I Dori vivevano di pastorizia e di caccia, ed erano molto abili nella lavorazione del ferro, che utilizzavano per costruire armi. Gli abitanti di quei territori furono costretti a lasciare le città. Una parte si rifugiò nei villaggi, altri abbandonarono la Grecia, e si stabilirono sulle coste dell'Asia Minore. I commerci diminuirono, l'uso della scrittura scomparve, e coloro che erano rimasti divennero sempre più poveri. Questo periodo di decadenza economica e culturale fu chiamato dagli storici Età Buia, e durò circa 400 anni. L'Età Buia finì attorno all'800 a.C., quando in Grecia ricomparve la scrittura, e le popolazioni sconfitte impararono a convivere con i Dori, diventando un unico popolo. Parlavano la stessa lingua, praticavano la stessa religione, e insieme diedero vita a una nuova e fiorente civiltà, quella dei Greci. Le condizioni di vita migliorarono, e ripresero i commerci. Nacquero città-stato indipendenti, chiamate polis, caratterizzate da forme di governo diverse. Le polis greche combatterono guerre sanguinose, alcune contro popoli invasori come i persiani, dal 490 a.C. al 479 a.C., altre tra di loro, come la lunga guerra del Peloponneso, dal 431 al 404 a.C. La civiltà greca durò per molti secoli, finché, nel 338 a.C., la Grecia venne occupata dai Macedoni, un popolo che viveva a nord della Grecia. Con la fine dell'Età Buia, in Grecia cominciò un periodo di grande sviluppo economico. Il territorio della Grecia era prevalentemente collinare e montuoso. Venivano coltivati soprattutto la vite e l'olivo, da cui si ricavavano abbondanti quantità di olio e vino. L'olio d'oliva aveva molteplici usi nell'antichità. Oltre che per l'alimentazione, era alla base di molti prodotti di bellezza, e serviva anche per l'illuminazione delle case. Le lucerne a olio, infatti, avevano ormai sostituito le semplici torce di legno. I greci allevavano pecore, capre e suini, che fornivano carne, latte, formaggio, lana e pellame. Dall'allevamento delle api ricavavano cera e miele, utilizzato per dolcificare gli alimenti. La popolazione che viveva lungo le coste si dedicava alla pesca e alla produzione del sale, per la conservazione del cibo. Gli artigiani greci perfezionarono la lavorazione del legno e dei metalli, in particolare quella del ferro, che impararono a ricavare dai minerali ferrosi, e a temprare, per renderlo più duro e resistente. Con il ferro fabbricavano armi, inventarono le forbici, l'incudine e le tenaglie. Si specializzarono nella fabbricazione di ceramiche, come anfore, coppe, piatti, splendidamente decorati con scene di vita quotidiana, battaglie o giochi sportivi. L'attività principale dei greci era il commercio. I mercanti si spinsero in tutto il Mar Mediterraneo. Esportavano l'olio, il vino e i manufatti realizzati dagli artigiani. Importavano prodotti alimentari, soprattutto il grano, e alcuni materiali preziosi, come i metalli, l'avorio e l'ambra, che non erano presenti nel loro territorio. Anche gli schiavi erano venduti e acquistati come merci. Per facilitare gli scambi, i greci utilizzavano le monete, il cui valore dipendeva dalla quantità di metallo prezioso che contenevano. Ogni città aveva la propria moneta, sopra la quale veniva incisa un'immagine rappresentativa. L'abitante della polis è il cittadino. Erano considerati cittadini solo gli uomini liberi che appartenevano a una famiglia originaria della città. Per la prima volta nella storia, essere cittadini non significava solamente vivere all'interno di una città, ma implicava avere dei diritti e rispettare dei doveri. Il cittadino poteva votare ed essere eletto alle cariche pubbliche come magistrato. Aveva il dovere di pagare le tasse e di difendere la propria città in battaglia. I cittadini, però, non erano tutti uguali. Gli aristocratici, in greco aristoi, erano i grandi proprietari di terre e di bestiame. Potevano aspirare alle magistrature più importanti. Tutti gli altri,
cioè i piccoli proprietari terrieri, i commercianti e gli artigiani, costituivano il popolo, in greco demos. Le polis all'inizio erano delle monarchie, poiché erano governate da un re, definito il monarca. Questa parola deriva da monos, unico, solo, e arché, comando. Significa, quindi, comando di un'unica persona. Con il trascorrere del tempo il potere passò nelle mani di un gruppo ristretto di persone, gli aristocratici. Nacquero così le oligarchie, che significa potere di pochi. Il popolo poteva esprimere il proprio parere durante le assemblee, ma era escluso dalle decisioni più importanti e dalle magistrature. Le donne e gli schiavi non potevano partecipare in alcun modo alla vita politica della città. Attorno al 700 avanti Cristo, un'altra forza andò ad aggiungersi agli aristocratici, gli opliti, ovvero i soldati dell'esercito cittadino, indispensabili per difendere la polis dai nemici. Con il passare del tempo, in alcune città, i cittadini iniziarono a poter partecipare alla vita politica prendendo decisioni sull'economia, sull'esercito e sulla cultura. Nacquero così le prime forme di democrazia, basate su alcuni principi fondamentali. Primo. Tutti i cittadini erano uguali, avevano cioè gli stessi diritti e gli stessi doveri. Secondo. I cittadini si riunivano in un'assemblea popolare dove si votavano le leggi, e si eleggevano, per un breve periodo di tempo, di solito un anno, i magistrati. I magistrati avevano il compito di amministrare la giustizia, comandare l'esercito, stabilire il calendario delle feste religiose, prendere decisioni sulla pace, sulla guerra, e su quali alleanze stringere con le altre città. Terzo. Il popolo era il giudice supremo, ma incaricava i magistrati di amministrare la giustizia nei tribunali, intervenendo direttamente solo nelle questioni più importanti. Quarto. L'assemblea si riuniva una o più volte al mese e prendeva decisioni basandosi sul principio di maggioranza. La scelta che raccoglieva più voti veniva accettata anche dalla minoranza che non era d'accordo. Le votazioni avvenivano per alzata di mano o mettendo una pietra in un'urna. Le città-stato greche presentavano una struttura interna simile, distinta in quattro parti. L'acropoli, o città alta, situata su un'altura. Qui sorgevano i templi e gli edifici pubblici più importanti. L'asti, la parte bassa, dove si trovavano le abitazioni del popolo e le botteghe artigiane. L'agorà, la piazza principale, dove si tenevano le assemblee dei cittadini e si svolgeva il mercato. La cora, che comprendeva i villaggi e le campagne fuori delle mura. Le città erano spesso dotate di un porto, fondamentale per i commerci e per le spedizioni di guerra. Di un teatro. Ed erano circondate da mura a difesa dei nemici. Le case greche erano basse e si sviluppavano attorno a un cortile interno, dove c'erano un altare per i sacrifici e un pozzo. Nella sala, denominata Androceo, gli uomini ricevevano gli amici e gli ospiti. Le donne e i bambini abitavano nel Gineceo. La sala da bagno aveva una vasca e un vaso come servizio igienico. La cucina,